Se mi risponde, alle 21 Sergio Volpi online. Eccolo. Ciao a te. Pensi, Beh, mi senti? partecipato a un sacco di canzoni sulla Samp, ma è un grande conoscitore del Doria, possiamo dirlo? Possiamo. Da tifoso, dall'infanzia, direi che sì, me la sono vista tutta. Allora, pensi che stiamo aspettando Sergio. Capitano. Esatto. Che giocatore, Giocatorone, eh? Ti volevo un minuto per parlare di Sergio. guarda, da quello che ricordo io, innanzitutto un tipo di giocatore di cui adesso se ne sente un po' la mancanza. Regista, qualità, ma anche tanta sostanza. Calcio da fuori, calci piazzati, carisma. Quindi è rimasto sicuramente nel cuore di tutti i doriani. Ma penso anche che comunque abbia fatto la sua parte importante a livello di calcio nazionale. Non dimentichiamoci che dall'anno della promozione, 2002-2003, in un anno e mezzo, questo qui è arrivato in nazionale. Non è che ci arrivi a caso, eh. E quindi Tra è l'altro, fuori. era un centrocampista che segnava. Quell'anno lì della B, 8-9 gol aveva fatto, ma comunque sui 4-5 gol. Vabbè, sai, col calcio piazzati, tiri da fuori. Non è facile però trovare un incontrista, un regista che quando arriva al limite sa tirare. Per quello dicevo che mancano un po' questi tipi di giocatori. Oltretutto, ricollegandomi anche al discorso nazionale, un suo allievo è Angelo Palombo, che comunque è cresciuto con lui e anche Angelo è riuscito ad arrivare in nazionale poi alla fine. Penso che non so se magari. Infatti Sergio raccontava che quando è arrivato Angelo alla Sampdoria, Novellino gli chiedeva di insegnargli gli schemi. Sì. Ma ascolta un po', perché secondo te Sergio è stato amato così tanto dai sampdoriani? Allora, noi sampdoriani, ancora prima della classe, della qualità del calciatore, ovviamente sia da. Ne abbiamo visti tantissimi, quindi siamo degli esteti. Però noi guardiamo spesso l'attaccamento, l'educazione, il rispetto, la classe. E Sergione l'ha sempre avuta questa. Ti ricordi i gol di Sergio? Allora, mi ricordo uno, quello con l'Atalanta, quello all'incrocio, non so se te lo ricordi. Non ricordo l'anno, ma. Il primo o secondo anno dopo la promozione, ma che gol! Golasso. Ma c'è stato qualcuno che ricordava Sergio? Tu che sai, perché non so se tutti conoscono Pensi, ma Pensi oltre ad essere un artista rap è anche un grande calciatore, possiamo Livello dirlo? amatoriale, dai. Vabbè, Ma me però. la cavo. Anzi, me la Guarda, cavavo, visto che ormai. che ti ricorda Sergio, che ti ha ricordato Sergio di recente? Di giocatori di adesso? Come ti dicevo prima, se ne sente un po' la mancanza e faccio anche fatica a pensare a un giocatore simile. Con meno senso del gol e magari un po' più improntato sulla quantità, mi viene in mente dei nostri un Torreira. Però no, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Sergio Volpi, tra l'altro, ha giocato a Venezia, a Piacenza con Novellino. Te lo ricordi? Eh sì, vabbè, Ti ricordi ce l'ha anche? portato Novellino da noi. Esatto. E quell'anno lì ce lo ricordiamo bene, l'anno della promozione, no? Assolutamente, in sud, come sempre. Vedi che c'è qualcuno che si ricorda di Black and Yellow, della tua Eh sì. versione di Black and Yellow. Abbiamo degli esteti tra di noi. Una vita fa. Sì, c'è ancora comunque su YouTube. Sì, quello è stato il pezzo che mi ha introdotto nell'ambiente a tinte blu cerchiate. Comunque vi dicevo della promozione, mi ricordo questa Sampdoria Cagliari. Bellissimo. Bellissimo. Annata, poi sai, da diciottenni.
non ci siamo vissuti, sì, lo scudetto, avevamo 7-8 anni, ci siamo vissuti per quanto possa vivere un bambino, quindi diciamo che dopo la Champions, la promozione è stata una, le due promozioni sono state delle grandi belle soddisfazioni, delle gioie. Esatto, delle gioie. Che domanda faresti tu a Sergio? C'hai delle curiosità da chiedere a Sergio, così magari gliele pongo. Ma lui sta allenando adesso, vero? Lui fa l'allenatore. Vorrei capire perché un giocatore e un uomo di calcio della sua intelligenza tattica non sia anche nell'ambito del management, diciamo, a grandi livelli, come secondo me meriterebbe. Se è un ambiente che poi, perché io le sentivo anche una. Sto guardando le dirette di Vieri. E non mi ricordo, forse parlava proprio con Cassano, che dicevano che comunque una volta che tu finisci di giocare, basta, non conti più. Proprio anche nello stesso ambiente. E quindi magari chiederei se ha riscontrato delle difficoltà nel reinserirsi in questo ambiente su forme differenti rispetto a quelle da tirare i calci alla palla. Beh, non deve essere facile comunque riciclarsi nel calcio. Cioè, giocare è una cosa e sicuramente quando smetti poi passare dall'altra parte È uno non shock. è facile. Ti faccio l'esempio di Inzaghi. Io avrei detto che sarebbe stato meglio Filippo di Simone come allenatore, Assolutamente. Ma penso che comunque invece al lato Filippo. pratico è meglio Simone. Penso comunque che Filippo col tempo riuscirà anche lui a togliersi le sue soddisfazioni. Anche dal punto di vista del mister. Ma invece tornando alla Samp di Volpi, in quegli anni lì che erano fighissimi, a parte i classici, chi erano i giocatori a cui eri più legato? Vabbè, Flacchi, assolutamente, ma un po' tutti, alla fine anche a Mirko Conti, cioè, ti affezionavi a una squadra vincente comunque, bene o male si. Tra l'altro, ma pensi, ti ricordo che Mirko Conte. Siamo in diretta con Mirko Conte mercoledì, quindi se Grande, riesci facciamo la facciamo un puntata salto, che prima sui ci ragazzini. sto. Sì, le squadre comunque che portano dietro dei successi, anche se ovviamente la promozione non può essere paragonata a uno scudetto, però comunque a delle vittorie, bene o male poi rimane affezionato a tutti, anche magari quelli che hanno giocato meno. Quindi sì, però comunque Flacchi in primis. Ultima cosa che ti chiedo, aspettando Sergio, secondo te cosa è cambiato da quegli anni lì e quel calcio lì al calcio di adesso, premettendo che non c'era Instagram Sì. e che quindi i giocatori comunque si vivevano la popolarità in una maniera un po' più sana? Secondo te cosa è cambiato? Ma parli a livello di gioco o a livello fuori? Tema calcio, a livello di ambiente, l'altra volta Flacchi ci raccontava che comunque loro si vedevano insieme, andavano in vacanze insieme, cioè era un altro mondo. Allora, da quello che vedo, comunque anche nonostante i social, comunque vedo che c'è molto affiatamento fra i compagni di squadra. Comunque il calcio crea gruppo e questa cosa ci sarà sempre a tutti i livelli, dagli amatori alla Champions League. Quindi le amicizie nascono, poi appunto quando condividi, ma anche delle sconfitte, ma soprattutto delle vittorie, penso proprio ai giocatori della nazionale, a quello del 2006, a quello che si porteranno dietro per tutta la vita, fratelli. E per quanto riguarda invece quanto penso che sia cambiato il calcio, non so se è una questione che riguarda le persone che crescono e che invecchiano e che vedono più bello tutto quello che c'era prima, però la sensazione è proprio questa. Non so se sempre più soldi, le bandiere ormai non esistono più, vorrà pur dire qualcosa in negativo. Quindi, boh. Pensi, ti saluto e guardo se è arrivato Sergio e magari ci sentiamo più Va tardi. bene, La segui la diretta. la seguo mentre mangio qualcosa.
buona chiacchierata. Allora, A dopo. ci sentiamo e grazie. A te. Allora, guardiamo se è arrivato Sergio e lo invitiamo. Sergio Volpi, ragazzi, che giocatore, che signore. Eccolo. Ciao Sergio, mi Ciao, senti? ciao, sì, ti sento. Allora, innanzitutto grazie perché è un periodo difficile per tutti, ma sappiamo che per te ancora di più, quindi veramente grazie di cuore per essere qua con noi e dedicarci un po' di tempo per parlare di Grazie Samp e di a calcio. voi per l'invito. Allora, abbiamo raccolto un po' di domande dai sandoriani, Sì. che naturalmente erano entusiasti di averti tra di noi, ma volevamo partire dal rapporto con Walter Novellino, perché tu sei arrivata alla Sampdoria perché ti voleva Walter in un anno particolare, ma tu con Walter ci avevi già lavorato. Com'era stato quell'anno lì quando ti hanno proposto la Samp? A che punto eri della tua carriera? Qual era il rapporto col mister? Che progetto ti aveva presentato? Beh, allora, era il periodo che io ero a Piacenza e era verso aprile, mi sembra, inizio di aprile, mi ha chiamato il mister, mi ha detto che lui probabilmente andava via da Piacenza perché c'erano problemi societari, aveva avuto i problemi il presidente di Piacenza e c'era questa offerta con la Sampdoria, se ero disposto a seguirlo. Io stavo rinnovando il contratto col Piacenza e poi alla fine, per i problemi societari, ho deciso di accettare poi la proposta della Sampdoria. Ma tu come conoscevi la Samp e che rapporto avevi con la Samp prima di arrivare alla Samp? No, io conoscevo il direttore generale che era Marotta, avendo lavorato insieme a lui a Venezia, e ci siamo sentiti, mi aveva fatto questa proposta. Poi l'ho accettata. Dalla Sam non conoscevo niente, anche perché c'era stato il cambio societario, era appena passata dai Mantovani alla famiglia Garrone. E Sergio, perché hai scelto il numero 4? Come eri legato al numero 4? No, allora, io avevo il mio numero, era il 14, ho sempre giocato col 14 a Bari, Piacenza, poi il 14 era già occupato da Mirko, c'era il 4 libero, ho scelto il 4 e poi mi sono sempre tenuto il 4. Com'è stata la prima volta a Genova come città? Te la ricordi? La conoscevi? E come sei arrivato e cosa ti aspettavi da No, Genova e come hai non ho trovato a capito, scusa. vivere? Quando sei arrivato a Sì. Genova, che reazione hai avuto conoscendo Genova? La conoscevi come città? Qual è stato il primo impatto con il mondo Sampdoria? No, è stato un impatto positivo. Non conoscevo Genova, ci sono stato da avversario. Lo stadio penso che sia, se non il più bello, tra i più belli d'Italia. E niente, pian piano ho conosciuto Genova e dintorni di Genova e via. Città che col mare mi piace. Quando c'è il mare si sta L'altra sempre volta bene. eravamo in diretta con Francesco che ci ha detto che con te aveva un rapporto particolare, che per lui eri un fratello. Raccontaci un po' di aneddoti con Francesco, perché lui poi non ce li racconta mai, ci racconta sempre gli stessi. Ah no, io Francesco l'avevo conosciuto a Bari, avevamo giocato insieme a Bari, poi ci siamo ritrovati a Genova, avevamo un buon rapporto a Bari, l'abbiamo mantenuto e niente, poi da lì è nato qualcosa che va al di là dell'amicizia, anzi, mi ha appena chiamato, gli ho buttato giù anche il telefono adesso perché sono in diretta con voi e dunque niente. Ci sentiamo spesso, siamo stati in vacanza insieme, un rapporto che continua. Ma invece Francesco sempre ci raccontava che in quella Sampdoria eravate quasi tutti italiani e ci ha detto che il mister, dopo un inizio dove era molto attento alla tattica, negli ultimi anni invece quasi si fidava di voi. Secondo te, cosa serve un allenatore per fidarsi dei professionisti con cui lavora?
a tal punto? Cioè, Novellino, in che momento si è iniziato a fidare del gruppo a Sampdoria di quegli anni? Ma guarda, era un gruppo dalla serie B, l'ossatura è rimasta per 3 o 4 anni consecutivi la stessa e dunque sapevamo quello che voleva lui e lui sapeva quello che potevamo dargli noi e dunque c'era piena fiducia e questo ha aiutato sia il lavoro per lui che per noi che per fare quello che abbiamo fatto poi durante la stagione. Ma tornando invece al primo anno della promozione, la società aveva puntato su una squadra che doveva vincere. Tu in un'intervista avevi detto il progetto era di farlo in 3 anni, ma quando hai così tante pressioni a livello di attesa, com'è che invece può funzionare un progetto? Cos'è che è scattato in quella stagione lì? Com'è stata quella stagione? Allora, la società, quando ci ho parlato io all'inizio, prima di trovare tutti gli accordi, firmare contratto con la società, Marotta mi ha detto il progetto è quello di vincere in 3 anni, però vogliamo vincere al primo, perché facciamo la squadra per vincere subito. Noi diciamo che dobbiamo vincere 3 anni. Quando arrivano determinati giocatori e parti con l'entusiasmo giusto, il pubblico era sempre numeroso, si è visto subito dalla presentazione allo stadio il 14-15 di luglio. E così c'erano tutti i presupposti per far bene, il gruppo si è amalgamato subito, ci siamo trovati, volevamo tutti raggiungere lo stesso obiettivo perché io avevo lasciato la Serie A, vero, a Piacenza, per scendere in Serie B alla Samp. E lasciare la Serie A non è così facile. Bazzani era a Perugia, aveva fatto 14-15 gol in Serie A. Perugia ha lasciato la Serie A anche lui e è sceso in Serie B alla Samp, perché sapevamo che alla Samp potevamo fare qualcosa di grande, vincere il campionato e poi puntare a obiettivi importanti come è stato negli anni successivi. Il Sampdoria Cagliari, quella sera lì, cosa ti ricordi di quella sera lì? Ma tutto mi ricordo dall'ingresso in campo, a partire già dal pullman da Nervi, arrivare allo stadio fino all'ingresso in campo, 1 ora e mezza prima della partita, c'era già tutta la gradinata piena, gente, bandiere, c'erano 40.000 persone e lì ci siamo guardati, abbiamo detto bisogna finire il campionato qua e credo che alla fine del primo tempo il campionato fosse finito per noi. Poi tornando in Serie A con la Samp, c'è stata una nuova opportunità in Serie A. Com'è cambiato il gruppo quando un gruppo viene promosso e si ritrova in Serie A? Qual è stato il lavoro che avete fatto durante l'estate? Qual è stato l'approccio con la categoria superiore, col mister anche? Ma diciamo che sono arrivati giocatori importanti con esperienze in Serie A, parliamo di Antonioli, è arrivato, se non mi sbaglio, Tonetto, Zenoni, tutta gente che aveva già giocato in Serie A. Ragazzi che si sono integrati subito nel gruppo, il gruppo è stato bravo a farli entrare subito in sintonia con tutto il resto e abbiamo fatto una buona stagione arrivando ottavi, mi sembra, al primo anno di Serie A. Lottando quasi fino alla fine per un posto in Europa che abbiamo conquistato l'anno successivo, ma era facile entrare nel nostro gruppo perché eravamo tutti dei ragazzi con gli stessi obiettivi. Sergio, invece parlando di te come calciatore, ti volevo chiedere quando hai iniziato questa professione, a chi ti ispiravi? C'era un giocatore al quale ti ispiravi da giovane? Wow. Allora, ho sempre ammirato i grandi giocatori, cioè da Vialli, da Mancini, a Giannini, tutta gente che mi piaceva e dunque erano gli idoli da ragazzo, 15-16 anni, però idolo non l'ho mai avuto. Mi piacevano quei giocatori lì, i Mancini, i Vialli, avevo Giannini che mi piaceva, giocatori così. Invece ti faccio un'altra domanda, c'è un giocatore, non so se segui tu il calcio adesso come prima, ma c'è un giocatore che ti ricorda il tuo modo di giocare in questo periodo? Allora lo seguo poco adesso,
il calcio, perché essendo impegnato la domenica, dunque vedo poco calcio in televisione. Non saprei, ma penso che ogni calciatore abbia le sue caratteristiche ed è difficile assomigliare agli altri. E invece allora parliamo di Sergio allenatore. Che allenatore sei? Che modulo prediligi? E che tipo di mister sei? Wow, modulo non ce ne sono. Modulo si prova tutto. Siamo partiti col 4-3-3, poi alla fine abbiamo fatto il 4-4-2, ma dipende dai giocatori che hai a disposizione. Ma io cerco di farli star bene e poi niente, mi diverto, spero di farli divertire. E basta, non sono troppo duro. Invece sei stato capitano della Samp, che è una cosa che è successa a pochi. Ti ricordi quando te lo hanno proposto? Come è stato? Come è successo diventare capitano della Samp? Ma mi è stato proposto all'inizio della stagione 2003-2004, la prima in Serie A. Mister mi ha chiamato, mi ha detto: da quest'anno sei tu il capitano, e te la senti? Io ho detto: certo che sì, e niente, e ho indossato la fascia da capitano per 4-5 anni. Però lo sai che nonostante siano passati tanti anni, per tantissimi tifosi della Sampdoria sei un prototipo del nostro tipo di capitano? Questo mi fa piacere, perché vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Ma secondo te perché hai lasciato qualcosa di positivo? Per il modo che avevi di giocare o anche per l'atteggiamento che avevi tu? Perché poi eri, non eri di tante parole, però comunque i tifosi sampdoriani sono legatissimi a te. Cioè, anche in questi giorni, quando hanno saputo che c'era Volpi, comunque c'è tanto amore nei tuoi confronti. Secondo te perché? Ma perché probabilmente hanno visto in me che alla fine in campo davo sempre tutto, e dunque penso che sia quello che conti alla fine. Cioè, il tifoso guarda queste cose, guarda chi corre, chi lotta, chi non molla, e dunque penso che quello sia stata la cosa più importante. Invece Sergio, col mister Mazzarri cos'è che non ha funzionato e non è andato bene? È una storia lunga, meglio. Beh, raccontaci qualcosa, perché noi non ci siamo dati una spiegazione, almeno dici cos'è che non ha funzionato. Ci sono dei momenti, ci sono delle cose che non si è d'accordo e basta, è finita lì, ma è andata così come doveva andare. Ma quello che voglio che si sappia è che non mi sono mai lamentato perché non giocavo, perché quelle sono scelte del mister, non ho mai detto nulla sulle scelte del mister, come è giusto che sia, perché poi alla fine se sbaglia paga il mister, e dunque le scelte del mister le ho sempre rispettate e andava bene così. Lui ha fatto le sue scelte, io le ho rispettate, ma poi sono successe altre cose che mi hanno dato fastidio ma magari ho sbagliato anch'io, perché sicuramente ho commesso anch'io degli errori, e lui li ha commessi, io ne ho commessi, non c'è più stato il rapporto che c'era all'inizio ed è finita così, punto. Tu non volevi andare via dalla Samp? Assolutamente no, io. Mai detto che di voler andare via dalla Samp, ma siamo arrivati al punto che, visto che non c'era rapporto tra me e il mister, e il mister ha ottenuto un quinto posto quell'anno lì, giusto, è stato riconfermato giustamente, io non potevo rimanere alla Samp e ripassare ancora un anno come ho passato gli ultimi 4-5 mesi. Qua hanno commentato: ma le punizioni di Sergio, mamma mia! Com'era nato il discorso delle punizioni lì? Tu ti eri preparato per tirarle? Perché noi negli anni poi abbiamo avuto diversi punizionisti, ma ancora tantissimi si ricordano le tue punizioni, quindi vuol dire che le tiravi davvero bene. No, vabbè,
mi piaceva calciarle, le calciavo già a Bari, le calciavo a Piacenza, le calciavo a Venezia. No, a Venezia no, perché c'era il Recoba, dunque erano sue. Dunque poi alla Samp ci provavo, certe volte andava bene, certe volte andava male, ma era una cosa che mi piaceva provare, calciare. Con la Samp sei arrivato in nazionale, com'è stato arrivare in nazionale? Beh, è stato, credo che sia il massimo per qualsiasi giocatore poter vestire anche una sola volta, anche per due minuti, la maglia della tua nazione, la maglia più importante che esista a livello mondiale. Tu hai fatto due presenze in nazionale. Sì, che partite erano e come è stato scendere in campo? La prima era a Palermo contro la Repubblica Ceca, la seconda era la prima di Lippi in Islanda. Beh, grandi emozioni, soprattutto quando inizia a suonare l'inno e il cuore batte forte. Ci chiedono, quando sei venuta alla Samp nel 2002, avevi altre possibilità di giocare in Serie A? No, perché io, ripeto, stavo rinnovando il contratto a Piacenza e poi vabbè, la società ha avuto dei problemi, è arrivata la proposta della Samp, è stata la prima. Quando arriva la proposta della Samp, una società così, non puoi dire di no, anche se non è in Serie A, anche se si trattava della Serie B. Era giusto accettarla, una piazza così importante, non puoi dire di no. Non ho preso in considerazione nessuna richiesta, anche perché se dovevo scegliere sarei rimasto a Piacenza, perché mi offrivano altri 4 anni di contratto, e dunque quella, io quando c'è stata poi la proposta della Samp, il Piacenza era in difficoltà, ma ha lasciato andare. E Sergio, hai mai avuto la possibilità di giocare all'estero, o c'è stato un sondaggio, magari qualche società che ti ha messo di fronte alla possibilità di scegliere questa cosa? Sì, ho avuto possibilità di andare in Giappone. Però scelta di vita troppo totale. No, però stavo bene a Genova, avevo ancora 2 anni di contratto, mi sembra, con la Samp. Avevo appena rinnovato il contratto con la Samp per 2 anni. E mi è arrivata l'offerta del Giappone e sinceramente non era nelle mie idee trasferirmi in quel momento, in quel periodo. Sempre parlando di trasferimenti, l'altra volta Francesco ci ha raccontato dell'opportunità che aveva avuto di andare al Monaco ed era stato al Doria. Io ti volevo chiedere, che cosa subentra nella testa di un calciatore quando scarta la possibilità economicamente migliore per seguire una cosa di pancia? E perché a Genova, secondo te? Che conosci Francesco? Ma perché Francesco, secondo me, ha scelto di rimanere alla Sampdoria, perché quando, ti ripeto, ti mettono davanti un progetto importante come l'hanno messo davanti a me, non puoi dire di no. E dunque non esistono solo i soldi, ma ci sono cose che vanno al di là anche dei soldi. Dunque decidi di rimanere perché magari vuoi la tua rivincita personale, perché Francesco era già alla Samp e le cose non andavano bene in quel periodo lì, se non mi sbaglio, non era la Samp dei tempi d'oro, e dunque magari aveva voglia di rivalsa nei confronti della gente, di qualcuno, e ha voluto dimostrare alla gente che lui, rimanendo la Samp, portava la Sampdoria in alto, e così è stato. Invece Sergio, ti chiedo un parere su quello che sta accadendo soprattutto a livello calcio. Il calcio è la terza industria italiana, e quindi da una parte c'è gente che vuole farla ripartire per un discorso economico, dall'altra c'è un discorso sanitario che ormai è totale. Tu che idea ti sei fatto su questa possibile ripartenza o non ripartenza del calcio? Bah, io lo dico che il calcio non, in questo momento deve essere l'ultimo dei problemi, dei pensieri,
dell'Italia. Il calcio, il campionato è finito, non, secondo me è finito, deve finire così. Non c'è, ci sono cose ben più importanti, cioè ci sono 300-400 morti al giorno, e credo che in questo momento il calcio sia, sia venga dopo tante altre cose ben più importanti. Però a volte sembra che l'industria vada anche oltre queste situazioni e che possa essere imposta questa cosa per valori veramente economici, quindi escludendo anche i tifosi che ovviamente non potranno andare allo stadio per ovvi motivi, ci potrebbe essere la possibilità che il calcio diventi una cosa da seguire unicamente fuori dagli stadi. Non è calcio, non è calcio, perché il calcio è avere la gente allo stadio e giocare negli stadi a porte chiuse. Non, non vedo, secondo me non è, non è calcio, ma anche la gente se dovesse riprendere e gli stadi fossero aperti, la gente non, in questo momento secondo me la gente fa fatica ad andare allo stadio, fa fatica, ci sono altre cose ben più importanti di, che andare allo stadio in questo momento. Mio parere personale. Indubbiamente. Ti hai mantenuto un po' il rapporto con Genova, invece? Ti capita di sentire persone di Genova o di passare a Genova? Sì, sono stato a vedere l'ultimo derby, anche in gradinata insieme a Francesco. Quando posso vengo allo stadio. Andata bene, direi. Andata bene? Sì, è andata bene, dai. Si è vinto. Hanno vinto, non si è vinto, ha vinto. Tu non hai mai perso un derby, però. No, io no. C'ho anche questa fortuna. 4 vinti e 1 pareggiato, se non sbaglio. 4 vinti e 1 pareggiato, sì. E ricordi dei derby? Qual è il primo derby che ti ricordi? Beh, il primo derby, vabbè, era ad agosto in Coppa Italia. Abbiamo vinto 2-1, tutta la settimana, ripeto, questo è una cosa che, lo dico, che dirò sempre, tutta la settimana il dottor Amedeo Baldari e il team manager Giorgio Aiazzone, tensione allucinante, derby, io vabbè, oh, è una partita come le... La partita come le altre di Coppa Italia, siamo ad agosto, chi vuoi che venga a vedere il derby, così. No, no, vedrai, vedrai, vedrai. Ho visto quando sono arrivato allo stadio 40.000 persone, non pensavo che fosse ad agosto una roba del genere. Da lì ho capito che cos'è il derby, che cos'è il derby per la città di Genova. Sai, il gol più bello che hai fatto? Non lo so, boh. Non... Perché a noi hanno segnato tantissimi quello che hai fatto a Bergamo con la maglia della Samp. Sì, boh, non lo so, io gol belli, brutti, per me son, hanno tutti lo stesso valore, soprattutto se poi alla fine portano a casa dei punti. Però se devo sceglierne uno, scelgo il gol che ho fatto a Trieste, Serie B, perché perdevamo 2-0 e siamo riusciti a pareggiare la partita 2-2. E negli anni della Samp, che rapporto hai avuto con la gente, con i tifosi? Cioè, oltre al discorso di entrare allo stadio e di giocare e di lavorare, nella quotidianità, come ti vivevi Genova e che rapporto avevi con la gente? Ma io ero uno che finiva allenamento e difficilmente andavo in giro. Prendevo, andavo a casa, quelle poche volte che uscivo, che andavo a fare un giro in città o magari andavo, andavo verso Chiavari, andavo da parte di là, e niente, un rapporto semplicissimo, mi fermavo a parlare con loro, giustamente, la fotografia e l'autografo, come giusto che fosse, un rapporto ottimo direi, che ho tuttora con delle persone di Genova. Quindi ti capita ancora di sentire i tifosi della Samp e sei rimasto in contatto con il mondo Samp? Sì, no, li sento,
sento, sono rimasto in contatto e questo mi fa molto piacere perché, ripeto, vuol dire che ho lasciato un buon ricordo e basta. E loro sono stati importanti per me, per la squadra, in quel periodo. Ti chiedo ancora una cosa, Sergio, ma dei compagni che hai avuto a livello tecnico, quali sono quelli che ti hanno fatto dire questo è veramente forte? Magari dei primi allenamenti o da particolari che un calciatore nota e che noi invece non riusciamo a notare. Chi sono quelli che ti hanno fatto dire questo è veramente bravo? Alla Samp in generale. Immagino che anche giocare con R. Kovacs è stata un'esperienza. Esatto, allora in generale posso fare due nomi, uno è Recoba e l'altro è Thomas Doll, che ho giocato con lui a Bari. E c'era anche Francesco. E c'era anche Francesco, sì. Alla Samp, un giocatore che secondo me non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, era Cristiano Doni, che era... tecnicamente era forte, ma Ciccio Pedone è un giocatore sottovalutato secondo me, ma era fortissimo Ciccio. E poi escludo Francesco, perché Francesco secondo me, glielo ho sempre detto, ha giocato poco in Serie A per le sue qualità. Ma invece tornando a Recoba, tu eri a Venezia, io mi ricordo che ero arrivato in prestito dall'Inter, aveva fatto forse 10 gol in metà campionato, 12. Che cos'è che vedi di differenza rispetto a un calciatore normale quando vedi un fenomeno? Lui aveva 19-20 anni quando è arrivato al Venezia. Ma aveva delle qualità eccezionali, ma il problema è che magari essendo giovane non aveva la continuità che doveva avere un campione con le sue potenzialità. Però poi quando si metteva lì a calciare le punizioni, a calciare da fermo, nell'uno contro uno, la velocità, la forza, aveva tutto per poter essere un fuori classe. Ah, poi mi dimentico di forse Cassano, che è un altro che tecnicamente non era poi così scarso, anzi. Ma quell'anno Cassano era arrivato che veniva da un periodo dove non giocava. Voi ci credevate? L'avete visto dei primi allenamenti? Ma avevate dei dubbi? Come è stato l'inserimento nel gruppo? Ma i dubbi quando lo vedi ad allenarsi non puoi averli, perché quando ha il pallone tra i piedi fa quello che vuole, vede delle cose che altri non vedono, e dunque... secondo me anche lui, e lo dice anche lui, ha ottenuto meno di quello che poteva fare. Invece nel 2006 c'era in squadra con te un giovanissimo Fabio Quagliarella. Sì. Che giocatore era Fabio da giovane? Ma era uno che non mollava mai, che si allenava sempre al 100%, ma si vedeva che aveva delle grosse potenzialità. Ricordo il gol che fece a Verona col Chievo da metà campo, che si girò, pum, tirò in porta, fece gol. Aveva già di quei numeri che poi li ha fatti nella sua carriera, che sta ripetendo ancora oggi. L'altra volta Francesco ci ha detto: Fabio dovrebbe ringraziarmi perché senza la mia squalifica non avrebbe fatto quello che ha fatto. Francesco non è tanto normale, dunque sarà stata la fortuna di Fabio. Invece al Flucky Day sei venuto ospite alla partita di Francesco dell'anno scorso. Com'è stato ritrovare tanti compagni e tanta gente dopo tanti anni? Che esperienza è stata per te? È sempre bello ritrovarsi, sono cose belle, sono cose importanti, perché... è sempre un piacere vedere i tuoi ex compagni, scambiare due chiacchiere per capire cosa uno fa, quello che fa l'altro, quello che fa. È sempre bello ritrovarsi. Sergio, ti ringrazio.
per averci dedicato questo tempo e speriamo di vederti a Genova al più presto e magari in gradinata. Va bene, sicuramente ci andrò appena si potrà muoverci, si potrà riprenderà tutto. Spero che a settembre possa riprendere tutto nella normalità. E appena avrò la possibilità, sicuramente sarò. Come? Soprattutto ti auguro di rimanere imbattuto nei derby. Beh, il derby per il momento sono rimasto imbattuto, anche gli ultimi che sono venuti a vedere, uno era finito 0-0 e gli altri aveva vinto la Samp, dunque per il momento va bene così, speriamo il prossimo anno di poter esserci di nuovo in gradinata e vedere il derby con lo stesso risultato di quest'anno. Grazie Sergio, Grazie un a voi, abbraccio. ciao ciao, a presto. A presto. Ciao ciao! Wow ragazzi, Sergio Volpi.